Ciao a tutti, bentornati in un nuovo video e parliamo di Breaking Bad questa volta. Me l'avete chiesto in tanti da tanto tempo e finalmente, visto che comunque ho detto che avrei trattato anche le serie, ho deciso di mettermici sopra. Allora, chi mi ha già seguito in live mi avrà sentito dire che io considero Breaking Bad perfetto per 4 stagioni e mezzo. Perché dico così? Non che il finale non vada bene, anzi, ci mancherebbe. Però avrei preferito che per arrivare a quel finale, che ripeto mi sta bene, avessero preso delle scelte un pochettino più realistiche. Perché il telefilm è stato realistico, ma molto realistico, al di là chiaramente delle botte di culo, delle forzature di sceneggiatura che ci sono sempre, sempre ci devono essere per forza, perché nella realtà a Walter White l'avrebbero freddato, qualcuno l'avrebbe ammazzato sicuramente molto prima della fine del serial. Già quando fa lo scontro a fuoco con i messicani, adesso non mi viene, non mi ricordo perché l'ho visto comunque quando è uscita la serie, non mi ricordo tutti i nomi alla perfezione. Già lì quello scontro a fuoco sarebbe schiattato, o perlomeno avrebbe molto più rischiato di schiattare di quello che si è visto. Ma proprio perché comunque, al di là di queste forzature che ci devono comunque sempre essere, perché se muore il protagonista finisce il serial, avrei preferito che alcune scelte sul finale fossero state più realistiche, perché tutto il resto, ripeto, a parte queste forzature, sono comunque, cioè, è stato comunque perfetto, proprio... sono non perfettissimo a livello scientifico, però coerente, ecco, non mi veniva in mente il vocabolo, scusate, è sempre stato coerente. E quando mi metti a quella, scusate spoiler, quando mi metti quella scena della mitragliatrice, che è una cagata immonda, e come fa una mitragliatrice a sparare da fuori? Innanzitutto passare il muro, ma a parte quello, fa sparare da fuori la mitragliatrice, lui non viene beccato, cioè becca, guarda caso, tutti quelli che deve beccare tranne lui, non viene nemmeno ferito, no ragazzi, cioè nemmeno nella, questa, ecco, quella scena è nemmeno di fantascienza, è proprio fantasy. E in un telefilm che fino a quel momento si era comportato in una determinata maniera molto coerente e molto realistica, a me ha dato fastidio. E poi adesso tutti quelli che mi danno contro su questa cosa dicono, cominciano a dire, a parte la mitragliatrice, ma perché devo mettere da parte la mitragliatrice? Mi basta quello a me volendo. Ma al di là di quello, questo video è per chi ha visto la serie, chiaramente, quindi farò molti spoiler. Quando muore Hank, cioè, perché devi farlo morire con l'odio verso di te nel cuore? Hai mentito per tutto il telefilm, per tutto il serial hai mentito a tua moglie, hai mentito a tuo figlio, hai mentito a tuo cognato, hai mentito a tutto il mondo, e non riesci a mentire a tuo cognato lì davanti prima di morire dicendogli guarda che mi hanno obbligato, che poi comunque non è nemmeno una super menzogna, ok, che dopo si è messo a fare la Matt anche per piacere personale, per ricevere i soldi, ma... cioè, non farlo morire con la... tanto morto per morto, non farlo morire con l'odio nel cuore, no? Farlo morire tranquillo. Digli che ti avevano obbligato, che non potevi dirglielo perché sennò li avresti messi in pericolo, che poi non è nemmeno una bugia. Cioè, avrebbe potuto inventarsi tutte le stronzate che voleva per giustificarsi al cognato. No, è stato lì a prendersele ha portato poi a morire. Va bene, dovevano farlo morire e va bene. Quindi il finale va bene fondamentalmente, ma alcune scelte le ho trovate insensate. Tanto moriva lo stesso Hank, ma fallo morire in una maniera diversa, non farlo morire con l'odio nel cuore per verso Walter, cioè. Non so, non... Perché io... ragiono in termini di realismo. Nella realtà, se io sono un mentitore, un forte mentitore che ha sempre mentito, mi viene in automatico da mentire anche lì per non far soffrire ulteriormente. Dice, cazzo, questo già sta morendo. E in più lo fai morire con la sofferenza del adesso tu mi hai messo nella merda anche la mia famiglia e tutti quanti. No, lui doveva proprio rassicurarlo e dirgli guarda che io non ho detto niente a nessuno, proprio per tenere al sicuro voi e la famiglia.
È questo che non capisco, boh, non so. Però chiaramente questo è solo un piccolo neo che trovo nella serie, perché la serie, ripeto, per 4 stagioni e mezza è perfetta, ma è perfetto anche il finale. È solo sono solo quei 2 tasselli che io non avrei scritto così, perché non ne ho visto la motivazione. Quindi serial fantastico, non ha ritmi velocissimi, il che mi ha, devo dire, alcune volte, anche in alcune puntate un pochettino lo trovavo anche noioso, perché non perché sia noioso il serial, ma perché io sono uno da molta più azione, cioè a me piace l'azione, piacciono i serial più action, e Breaking Bad non è per chi cerca cinema action, ci sono scene anche action, però non sono la maggior parte, diciamo che tutto gioca ruota intorno al personaggio di Walter White, di Jesse, e al suo rapporto che ha con il produrre droga e il doverlo nascondere alla famiglia. Una cosa che non ho capito, e gradirei che qualcuno me la spiegasse, cioè se c'è proprio una motivazione che magari non ho colto, è perché il figlio, tra l'altro orrendamente doppiato in italiano, debba essere per forza handicappato. Cioè non ho capito quella scelta, non che non vada bene, per carità, però chiedo, avrebbe cambiato qualcosa se il figlio fosse stato normale? Non è questo passaggio di qui, io non l'ho capito, forse è sfuggito a me, o forse magari l'ho colto all'epoca e adesso così a memoria non... Cioè, penso al figlio portatore di handicap con le stampelle, che comunque è praticamente autosufficiente, quindi non capisco perché mi hanno dovuto mettere sto... Cioè, non ha né del non autosufficiente né del ritardato mentale, se non per come parla. Quindi non capisco questa scelta. Adesso sembra che sto criticando solo il telefilm, in realtà a me è piaciuto tantissimo, è strapiaciuto, una delle migliori serie scritte in assoluto, meglio di quasi tutte quelle che si sono viste ultimamente. E probabilmente credo che solo Spartacus sia stato capace di tenermi l'ago sempre così in alto, anche se poi comunque diciamo che in alcune parti è sceso un pochino anche quello, ma non è facile comunque tenere sempre l'attenzione dello spettatore alta in un serial lungo, quindi ci possono stare anche i cali. Nella parte soprattutto centrale, Breaking Bad secondo me un pochettino è andato a calare, però potrebbe essere una sensazione mia per il fatto che non, cioè che prediligendo l'action, magari il fatto che era molto più dialogato, molto più, c'è cioè una Vespa che gira via, molto più dialogato, molto più, come si dice, proprio giocato sull'interazione di personaggi, a me un pochettino mi ha annoiato, e quindi magari quindi è colpa mia e non del serial in sé. E c'è una Vespa che gira, che mi sa che mi pungerà adesso qui in giro. Comunque, ripeto, mi avete chiesto del serial, personaggi scritti da Dio, interpretati magistralmente, soprattutto Walter White e Jesse hanno fatto la storia proprio dei serial. E sarebbe bello continuare a vedere serie scritte così. Perché per esempio mi ricordo che vidi Lost, e Lost secondo me è il finale, è una cagata immonda. Non solo per le scelte che hanno preso per arrivare a quel finale, ma proprio anche per il finale in sé. Mentre in Breaking Bad ho qualche riserva su determinate scelte stilistiche, non tanto la scelta proprio in sé, ma quanto lo stile di alcune scelte per arrivare a quel finale, che comunque va benissimo a me, perché non poteva esserci altro finale, cioè lui non poteva sopravvivere, quindi alla fine. E non so che cosa dirvi d'altro, nel senso che penso di avervi detto tutto. Siccome era un video per quelli che già avevano visto la serie, è inutile che vado a parlare di trama, la conoscete. Per chi non ha visto il serial, parla di uno che si mette a fare droga con un altro e alla fine scopre che, cioè, per un momento solo perché ci si è trovato coinvolto, dopo scopre che i soldi gli piacciono e ci si butta dentro e fa finta di aver vinto una lotteria per giustificare i soldi che entrano con la famiglia, e c'ha il cognato poliziotto che cerca, tra l'altro, lui come figura di uno dei più grossi spacciatori del serial, no? Quindi il suo cognato, che è poliziotto, cerca lui come, cioè, a lui praticamente come super nemico, non lo sa, vabbè, e ce l'ha sempre praticamente lì, è come se Zenigata continuasse andare a mangiare a casa di Lupin e non sapesse che è Lupin. Quindi
Questo era tutto per Breaking Bad, fatemi sapere voi ovviamente cosa ne pensate della serie, ma mi pare più o meno che sia piaciuto a tutti quanti. Se avete delle riserve, come le ho avute io, ripeto, pochissime, non vorrei essere passato per quello che l'ha solo criticato, è che è inutile fare un video per dire ah che figo, che bello, che figo, che bello, cioè vi faccio un video per dire se c'è qualche tassello che secondo me non va su una cosa che comunque io considero perfetta, poi che la perfezione, siccome la perfezione proprio assoluta non esiste mai, qualcosino ho trovato, ma ripeto, è forzato comunque. E per questo è tutto, vi saluto, vi rimando al prossimo video, vi annuncio che se vedete un pochettino scendere la frequenza di video è per il fatto che comunque siamo un po' a ridosso di agosto, ferie, queste cose qui, fa caldo portare il cappellino, no, a parte questo sono un po' impegnato, sto anche lavorando da un'altra parte, quindi abbiate un attimino di pazienza, ma comunque ci sono e non sparisco. Ciao a tutti, alla prossima!